regna nel cuore ed amore lo scettro impugnò. Benedetto chi mai non dispera della vita suprema di Dio. Benedetta la santa bandiera che il vicario di Cristo innalzò. Benedetta la santa bandiera che il vicario di Cristo levò. Ben arrivato. Com'è andato il viaggio? Un nebbione. Casa tua l'ho trovata a orecchio, seguendo la musica. Già, qui si fa insieme politica e musica. E stiamo anche preparando la festa per il ritorno di Carlo Alberto da Genova. Coccarde e bandiere non bastano mai. E poi anche un bel modo per sventolare le nostre idee, vedi? Nuove riforme, Italia unita. Molto belle. E vedo anche il tricolore. Questa ce la porteremo a Genova, che qui la polizia non vede ancora di buon occhio il tricolore. Già. Signore, vi saluto con queste rime del Mameli. Tesseto fanciulle, bandiere e coccarde, fall'alme gagliarde l'invito d'amor. Grazie, gentile signore, per il poetico omaggio. Ma per la verità, invece di maneggiare ago e filo, preferiremmo imbracciare uno schioppo. Senti, è l'attacco della coccarda. È l'inno più cantato da quella prima volta alla partenza di Carlo Alberto per Genova. Gliel'hanno cantato lungo la via anche ad Asti, Alessandria. E anche tutta Genova l'ha cantato all'arrivo del re. Con l'azzurra coccarda sul petto, con i malici palpiti in cuore, come figli di un padre lieto, Carlo Alberto veniamo ai tuoi piedi e gridiamo esultanti d'amore, e gridiamo esultanti d'amore. Viva re, viva re, viva re, viva re, viva il re. Quella che viene adesso è la mia strofa preferita. Per dirti la verità, è anche la mia. È difficile. Figli tutti d'Italia noi siamo, forti e liberi, braccio e la mente. Più che morte e tirannia vogliamo, ma vogliamo più che morte il servir. Madre che ci regge clemente, madre che ci regge clemente, noi siamo figli e godiamo venir. Viva il re, viva il re! Sai, per l'appunto, porto proprio un nuovo inno del Mameli. Ah sì, bene. Ne abbiamo ricevuti tantissimi dei genovesi. Ecco, questo di David Chiosone ti piacerà. Ma lo conosco. Ferve in tutti dentro il cuore, di balilla il sant'ardore. Ogni braccio per la patria una spada snuderà. Ah, voi genovesi tirate sempre in ballo il balilla. Beh, certamente. Balilla è nostro eroe. È come il vostro Pietro Micca, uno di noi, uno del popolo. Ed è stato il popolo a cacciare gli austriaci 100 anni fa. Non un nobile cavaliere, un principe sul suo cavallo bianco. Ma c'è principe e principe. Carlo Alberto se l'è guadagnata la fiducia del popolo. Anzi, in questi giorni, appena si è avuta notizia delle sue riforme, è stato come quando salta il tappo dello spumante. C'è stata un'esplosione di idee, di iniziative, alcune anche molto originali, come questo fazzoletto con tutto il testo della coccarda. E questi piccoli ritratti venduti a poco prezzo. Vanno a ruba. Potrei metterla a casa mia, tra Mazzini e Garibaldi. Chissà se ci starebbe bene lì in mezzo. E poi cortei e banchetti, sbandieramenti e funzioni religiose, ma soprattutto una quantità di inni, canti, poesie, lettere, discorsi, cronache, brindisi. Ci sono testi mediocri e alcuni, ahimè, cattivissimi, ma altri tollerabili e anche buoni. Pensiamo di mettere insieme le cose migliori per fare un omaggio al re. Si chiamerà Dono Nazionale. Già, bisogna provarle tutte con Carlo Alberto. Michele! Ulisse! Toh, te lo manda Goffredo. Cos'è? Vogliamo cantarlo al Santuario di Regina il 10 dicembre, per l'anniversario della cacciata degli austriaci. Sarà la prima manifestazione veramente italiana. Ci saranno delegazioni di lombardi, veneziani, toscani e romani, parmigiani, napoletani, siciliani, sardi, corsi, e voi piemontesi. Ci saremo anche noi dell'università. Bravi, tutti insieme per dire a gran voce viva l'indipendenza italiana. Pensate che ci sarà anche un discendente del Balilla. Sarà la prima manifestazione di tutti gli italiani, di una vera Italia unita, altro che espressione geografica, come dice quel mangiasego del Metternich. È una cosa stupenda. Beh, leggi un po' che sentiamo anche noi.
Fratelli d'Italia, l'Italia se desta. Dell'elmo di Scipio se cinta la testa. Dov'è la vittoria? Le porga la chioma che, schiava di Roma, Iddio la creò. Stringiamci a coorte, siam pronti alla morte, l'Italia chiamò. Un bel incipit, sono versi molto incisivi. Trovo molto indovinato anche il richiamo a Scipione l'Africano, che ricacciò Annibale e i suoi elefanti da dove erano venuti. Mentre l'allegoria della vittoria, che come una schiava si sottomette offrendo la chioma, non so, mi sembra troppo... Ma la poesia deve far volare la fantasia. Io la trovo un'immagine molto efficace. Non è mica uno dei tuoi discorsi alla società agraria. Ah, beh, certo. Scusate, ma quel stringiamci a corte. Non pensavo che Mameli amasse tanto la monarchia. Ma no, ascolta bene. Stringiamci a coorte, la coorte, la schiera, la truppa. Quando si va all'assalto il coraggio ti viene perché si va tutti insieme in ranghi serrati. Noi siamo da secoli calpesti derisi, perché non siam popolo, perché siam divisi. Vedete com'è il Mameli? In poche parole ha messo il dito nella piaga dei nostri guai. Raccolgaci un'unica bandiera, una speme, difonderci insieme già l'ora suonò. Uniamoci, amiamoci, l'unione e l'amore rivelano ai popoli le vie del Signore. Giuriamo far libero il suolo natio, uniti per Dio, chi vincerci può? Che forza, che impeto! Quando Mameli ce l'ha letto a Genova, ci ha dato una grande emozione. E abbiamo subito provato a cantarlo su una facile melodia, improvvisata da un musico dilettante, il Botti, un giornalista. Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta dell'elmo di Scipio se cinta la testa. Ma come sentite, la poesia ci perde. Per questo Mameli mi ha detto che ci avresti pensato tu alla musica. Ma in così poco tempo non so se riuscirò. Coraggio, maestro, con tutta la musica che hai già scritto. Ci vorrebbe una musica come la Marsigliese. Ma no, quella è musica del secolo passato ormai. Ci vuole qualcosa che sia nuovo e che sia italiano, come la musica di Giuseppe Verdi. A me l'Italia se desta ricorda il coro dell'Ernani. Si desti il leon di Castiglia e di Iberia ogni volta lido. Ma certo, c'è una tale energia nella musica di Verdi. Come ha scritto Mazzini, un inno di poche battute può portare alla vittoria. Beh, non esageriamo. Lo sa anche Mazzini che la musica da sola non basta a liberare l'Italia. Hai ragione. Per fare l'Italia ci vogliono le armi della politica. Ma per fare gli italiani ci vuole la musica, la poesia, la pittura, le arti, il teatro, l'opera. A furia di chiacchiere ho la gola secca. Andiamo a berci un vermut al Caffè Calosso? Sì, ottima idea. Vedi, Lorenzo, nell'arte e soprattutto nella musica di Verdi c'è la rivoluzione italiana, non trovi? Sì, siamo d'accordo. L'arte è importantissima per fare l'Italia, anzi per fare... Maestro, l'Italia. E tu non vieni con noi a tirarti su con un bicerin? No, grazie, devo correre a casa, semmai vi raggiungo dopo. Come vuoi. Non vedo l'ora di assaggiare... Adesso in mente i versi di Goffredo. Devo stare da solo col mio pianoforte davanti a un foglio di carta bianco. Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta. È come un annuncio, non un'esortazione come in quell'inno di Cimarosa, bell'Italia ormai ti desta. No, qui l'Italia sedesta. Il risveglio è compiuto e bisogna dirlo a tutti. Ma allora va preparato. Rulli di tamburi. Squilli di trombe. Bisogna richiamare l'attenzione di tutti per questo annuncio. Sì, all'inizio un richiamo militare. Come nella fanfara che apre la marcia reale di Gabetti. Stiamo su questo si bemolle. Ecco, sì, si bemolle maggiore. Bella tonalità robusta e marziale. Va bene anche per le estensioni delle voci virili. Meglio un coro tenori e bassi per un inno. Relativa minore. Cadenza. Ora è il momento di sospensione melodica che prepara il grande annuncio. Una bella linea ascendente, come in... O Signore dal tetto natio,
che ci solleva come per alzare lo sguardo verso l'alto. Così, meglio breve ma intenso e pieno di pathos. Qui scrivo con espressione. No, meglio vibrato. Bene. Ora per andare verso l'incipit riprendo i rulli e gli squilli in modo incalzante e arrivo ad appoggiarmi sull'accompagnamento. Una battuta, poi un'altra, per creare l'attesa. E adesso un tema grande come sono grandi queste parole. Verdi, aiutami tu. Ci vorrebbe lo slancio di una tua melodia, come quella del Nabucco. Con quel salto ascendente. Sì, fratelli giù nel registro centrale, un suolo carnale che ti prende nelle viscere. D'Italia su, nell'acuto, il registro di testa, dei pensieri, delle idee, dei sogni. Fratelli d'Italia. L'Italia è un sogno. Fratelli d'Italia. Indico sulla parte con energia, anzi con molta energia. Poi l'Italia disteso per concludere con forza su sé desta. L'Italia sé desta. Qui mantengo la tonica al basso, anche se si crea una dissonanza col canto, per restare ben appoggiato sulla fondamentale. Cambio accordo qui, per chiudere la frase. Sì, così ha più slancio. Riprendiamo l'incipit per dell'elmo di Scipio se cinta la testa. Funziona? Dell'elmo. Ma sì. L'elmo, l'oggetto, la materia giù. Di Scipio. Scipione l'africano, l'eroe, il mito su. Se cinta la testa. Dov'è la vittoria? È ora di mettere un bel controtempo. Una sincope per variare l'andamento. Dov'è la vittoria? E andiamo al culmine. Ne porga la chiave. E per finire riprendo l'inizio. Che schiava. Il tema principale. Di Roma. E chiudo. Il Dio la creò. Ma no, è troppo sbrigativa. Com'era quella bella chiusa di Magazzari alla fine della prima strofa? Per quel grande che pace donò. E bravo Magazzari, grazie. Che schiava di Roma, di Dio la creò. Bene. E adesso potrei riprendere i segnali militari dell'introduzione, tamburi. Con delle forti pause interrogative. Di tensione e di attesa. Cosa succederà dopo questo annuncio? Come se dicesse... Hai sentito? Cosa ha detto? Or che tu rispondi... Ora è il popolo che risponde, quasi increduli, stupiti. Quindi è tutta un'altra musica, un'altra idea. Cambio tutto. Tonalità, mi bemolle maggiore. Andamento, allegro, mosso. Come dinamica, pianissimo. E al pianoforte, pianissimo e staccato. Un diverso accompagnamento. Una semplice pulsazione. Il popolo risponde. Hanno sentito, ma sono parole che atterriscono ed esaltano al tempo stesso. Reagiscono ripetendole a mezza voce, nervosamente. Scrivo pianissimo e molto concitato. Le ripetono con un andamento a scatti, come quel coro del Nabucco. Il maledetto non ha fratelli, non va mortale che a lui favelli. Che va fatto incalzando sul tempo. Fratelli d'Italia, l'Italia celesta. Sì, ma più concitato. Fratelli d'Italia, l'Italia celesta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa. Qui devo dare il senso di più voci del popolo. Divido le voci, tenori primi, secondi e bassi. Fratelli d'Italia, l'Italia celesta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa. Il popolo canta poi sempre più convinto. L'Italia se desta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa. Dov'è la vittoria? Le porga la chioma. Che schiava di Roma, il Dio la creò. Bene, andiamo avanti. Siamo già a corte, siamo pronti alla morte. Siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte. No, qui devo cambiare. Che la morte è idea da affrontare diversamente. Andiamo in modo minore e pianissimo.
Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. E fermiamo un attimo il tempo. Pausa. Per poi riprendere in crescendo e accelerando fino alla fine. Come un passo doppio, come il finale di una marcia di carica. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! Sì! Per finire come un tuono, un colpo di cannone, un grido. Sì, a viva voce, sì! Scusami, Goffredo, ma devo proprio aggiungere una sillaba all'ultimo verso della tua poesia. Posso versarvi del tè? Sì, grazie. Borzino, guarda com'è precisa l'illustrazione in prima pagina. Fa vedere. Qui siamo in Piazza Castello e questo sono proprio io quando quel matto di Bersezio ho voluto montarmi sulle spalle per sventolare il suo cappello ancora più in alto. Però che occhio d'artista! Sì, e scrivono anche della serata al Carignano. Scoppiava da tutte le parti l'entusiasmo e gli spettatori intuonavano essi stessi un inno, quello del Bertoldi, con le note del Rossi, pieno di sentimenti generosi, che si era cantato per le vie di Torino. E mille voci ripetevano tuonando «Avoriam più che morte il servir!» Eh sì, è stata una gran bella serata. E la Gazzetta Piemontese ha pubblicato anche il nostro appello per raccogliere tutti gli iscritti in onore delle riforme di Carlo Alberto. A proposito, è arrivato oggi l'inno dei tipografi. È appena stampato, profuma d'inchiostro fresco. Bello. Gliel'ho sentito cantare alla riunione del corpo tipografico. Ma è stato molto interessante anche il discorso del Margari, tutto dedicato alla libertà di stampa. Sì, se ne parla anche in questa introduzione. Con questa maggior larghezza conceduta al pensiero, Vostra Maestà ha voluto aprire alla pubblica opinione una facile e sicura via di manifestare i suoi giudizi, le sue speranze e i suoi voti. Ha voluto, insomma, che la verità potesse giungere in tutta la sua purità e interezza non meno all'orecchio del regnante che a quello del suddito. Certo che la nuova legge sulla libertà di stampa darà un grande impulso alla nascita di nuovi giornali. Eh già, ho sentito che anche Cavour ne sta per aprire uno. Però questo Cavour non perde tempo. Ha appena fondato una banca e adesso un giornale. E gli ha trovato anche un bel nome, il Risorgimento. Ma anche noi avremo il nostro. Vivace, progressista, la Concordia. Con la sacra pantofola prende a calci nel di dietro l'austriaco. Ecco come lo vedrei bene, il grande Pio IX. Me la pubblichi sul tuo giornale? Io sì, ma la censura? Non vorrei mi chiudessero alla prima uscita. Il nostro giornale è importante per sostenere le nuove riforme, soprattutto adesso che il partito aristocratico cerca di imporsi. È importante per informare il popolo, perché la più grande povertà è l'ignoranza. Per fortuna abbiamo già quasi 2000 sottoscrizioni. Amici, venite a sentire. Ho messo in musica i versi del Mameli. Per Bacco, sei stato velocissimo. Sì, la musica mi è venuta così di getto che non so nemmeno se è bella o brutta. Ho bisogno di farla sentire a qualcuno che mi dica se... Ah no, non darti pena. Anch'io ci ho messo solo 3 ore a far la musica della Coccarda. Le idee migliori sono quelle che vengono subito e bisogna acchiapparle al volo. Dai, venite a casa mia. È qui, a 2 passi. Coraggio, andiamo. Andiamo, ma dov'è già che abito? Ah, che frenesia, questi giovanotti. Saranno le solite teste calde. Carbonari? Repubblicani? Peggio, peggio! Mazziniani! Senti, ma perché non andiamo anche noi a ascoltare la musica? Ma sì. Anduma! Bisogna che vi spieghi l'idea che mi ha ispirato nello scrivere la melodia e l'andamento di questo canto. Più che un'idea, un sogno, una fantasia, una visione. Vi sembrerà bizzarra. Sembra strana anche a me. Dunque, mi vedevo in una grande pianura, senza confini, dominata da un'altura su cui troneggiava la maestosa figura di Pio IX. Tutto intorno c'erano re, principi, soldati, prelati, magistrati e di fronte l'immensa moltitudine dei popoli d'ogni parte d'Italia. Tutti guardavano in silenzio verso il sommo pontefice che infine proclama solennemente: «Fratelli, l'Italia si è risvegliata, ha preso forza e coraggio per combattere e vincere, perché così Dio l'ha creata». Tutti si guardano attoniti, ripetono sottovoce le parole del pontefice e si convincono. Ma allora bisogna combattere e vincere. Serriamo le fila, siamo pronti. L'entusiasmo li porta ad un crescendo incalzante che si conclude in un grido come un giuramento. L'Italia chiamò. Sì! Adesso ve lo faccio sentire. Io canto la prima parte, ma da qui, nel refrain, mi aiutate con le altre voci. Tu e tu cantate con me la prima parte. Voi fate il tenore secondo e voi la linea dei bassi. Attenzione! Alla fine seguitemi nell'accelerando e il sì finale non lo voglio cantato, ma parlato a viva voce.
Pronti? Va bene. Allora tu fai Pio IX e noi siamo il popolo che risponde. Bene, bene. Introduzione. Rulli di tamburi. Squilli di trombe. Sono segnali di adunata che van lontano. Un attimo di quiete. Eccoci. Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta dell'elmo di Scipio se cinta la testa, la bella vittoria le porga la chioma che schiava. Sedesta dell'elmo di Scipio se cinta la testa, dov'è la vittoria le porga la chioma che schiava di Roma di Dio la creò. Stringiamci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! È pieno di energia e di sentimento. Bravo maestro, è di grande effetto. Adesso bisogna farlo conoscere a tutti questo ma capolavoro. Ma certo, alla riunione dell'Accademia Filodrammatica. Dobbiamo avvertire tutti che vengano da me domani certo. Sera per impararlo. Mando subito un biglietto a Broferio e a Vicari per trovarci anche da loro. E al Caffè Calosso, a quello della Lega e italiana. Da Fiorio, che anche Cavour e i suoi, lo sai. E potremmo organizzare al Campo del Trincotto, che lì ci sta un sacco di gente. Non vedo l'ora di portarlo a Genova. Il Mamelino sarà entusiasta. Bravo maestro, era proprio quello che ci serviva per la festa dell'Oregina. Maestro, questo tuo canto è davvero degno di essere il canto degli italiani. Sì, il canto degli italiani. Meraviglioso. Perché non lo ricantiamo tutti insieme? Sì, tutti insieme. Cantiamolo tutti insieme. Che energia.